Vi dice qualcosa il nome dello scrittore di oggi, l'israeliano Eshkol Nevo? I suoi romanzi, e non è mica uno scrittore di primo pelo, sono da diversi anni pubblicati in Italia grazie all'editore Neri Pozza, ma oserei dire che non sono molto popolari. Almeno fino ad oggi, o meglio, a quest'anno, quando abbiamo scoperto che il nuovo film di Nanni Moretti, presentato all'edizione 2021 del Festival di Cannes, è stato tratto proprio da un romanzo di Nevo, Tre piani, pubblicato 4 anni fa. Allora, adesso andiamo all'inizio del libro. Siamo il primo dei tre piani e siamo nella Israele dei nostri giorni, in quest'epoca attuale. Quello che sto cercando di dirti è che, al di là della sorpresa, c'era un'altra questione di cui io e Ayelé non osavamo parlare. Il fatto che in qualche modo sapevamo, dovrei dire sapevo, che poteva succedere. I segnali erano lì da sempre, ma preferivo ignorarli. Troppo comodo una coppia di vicini che ti tengono la bambina. Pensaci. Cinque minuti prima di uscire, la prendi così com'è, senza borse, senza carrozzina, bussi alla porta di fronte e sei a posto. Lei è contentissima di andare da loro. Loro sono contentissimi di accoglierla e tu sei contentissimo di poter fare i cavoli tuoi. E ovviamente costa meno di una babysitter. Sono cose imbarazzanti da dire, ma oggi non intendo censurare niente. Guarda, ti racconto tutto. Tu però mi prometti di non utilizzarlo in uno dei tuoi libri, eh? Affare fatto? Una coppia come loro, due pensionati, non ha la minima idea del prezzo di un'ora di babysitteraggio sul mercato. Non si passano la voce come le altre babysitter, perciò puoi fissare il prezzo che ti pare. E noi abbiamo deciso noi 20 shekel all'ora. Beh, 9 anni fa poteva sembrare ragionevole, compenso basso, ma ragionevole. Nel frattempo il prezzo di un'ora nella nostra zona è salito a 40 e noi siamo rimasti a 20 shekel all'ora. Ogni tanto Ayelé mi ricordava: dobbiamo aumentare, lo sai, e io rispondevo: chiaro, aumentiamo, ma siamo rimasti a 20. Loro non hanno mai chiesto. Sono persone educate, arrivati in Israele dalla Germania. Lui gira in giacca e cravatta. Lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come di grazia. Se anche avessero voluto chiedere qualcosa, l'orgoglio gliel'avrebbe impedito. E noi ci siamo detti, magari non l'abbiamo confessato ad alta voce, ma l'abbiamo pensato. Con la vita noiosa che si ritrovano, hanno solo da ringraziare. Dovrebbero pagarci loro per il privilegio di godersi Ofri, nostra figlia. Chi è quest'uomo un po' agitato e nervoso che si sfoga con un amico al bar? Si chiama Arnon. Sua moglie, l'abbiamo sentito, è Ayelé, ed hanno una figlia, Ofri, che
che, come abbiamo sentito, viene affidata con tranquillità e fiducia ai vicini di casa. Ma un giorno succede qualcosa. Non si trovano più né Ofri né Hermann, il vicino. Arnon è il primo dei personaggi che prende la parola. Già, in Tre piani di Eshkolnevo succede proprio questo. Per ogni piano del condominio dove abitano i personaggi c'è uno che deve raccontare qualcosa della sua vita, che poi si intreccia con quella di altri, dei familiari, ma anche degli altri condomini. Forse, per essere precisi, bisognerebbe dire che i personaggi si confessano o che si sfogano. Sono tre vite che vengono messe a nudo, soprattutto per alcuni fatti che, ciascuna per proprio conto, ne hanno segnato l'esistenza. Tutti si rivolgono a un tu, che è l'amico al bar per il primo della serie, l'agitato Arnon. È l'amica americana per Honey, protagonista della seconda parte, e addirittura il marito morto per Dovra, la terza. E si va dalla conversazione al bar, per passare alle mail per il secondo piano, fino ad arrivare alla registrazione su un nastro da vecchia segreteria telefonica per il terzo piano. Non sono tre vite, sono tre solitudini. L'irruento inquilino del primo piano va in rotta con la moglie per aver affidato la figlia al vicino di casa, anziano che sta ormai perdendo la testa e forse non solo quella. La madre stressata della seconda parte, Honey, sembra una fuori di testa, o forse lo è, perché si fatica a comprendere quando è sincera e quando manipola invece i fatti secondo le sue narrazioni. Pensate, arriva ad ospitare il genero, ex finanziere d'assalto, inseguito da polizia e soprattutto da clienti derubati e, per sovrappiù, dalla malavita. Honey, la madre stressata, viene soprannominata la vedova, ma il marito ci sarebbe, solo che è sempre all'estero per lavoro. E poi abbiamo Dovra, che abita al terzo piano ed è invece veramente vedova. Tanto lei quanto suo marito sono stati giudici distrettuali ed il tema della loro sezione, del loro piano, è il confine tra morale e affetti. Il figlio ne ha combinata una molto grossa e loro si sono trovati divisi tra l'essere genitori e l'essere giudici. Insomma, come avrete capito, a mano che si alzano i piani del condominio, si alzano anche i temi. La leggerezza di alcune pagine cede alla pesantezza delle domande, dunque in senso contrario al salire verso l'alto. Le storie in certi momenti si incrociano, ma ciascuna ha dignità, forza e spessore per suo conto. Sono tre romanzi in uno. Sullo sfondo c'è la vita nello Stato di Israele dei nostri giorni. C'è la povertà di alcune zone e la ricchezza troppo facile, troppo veloce, in altre. Non vengono mai nominati i palestinesi, ma in compenso c'è di qua e di là la forte impronta militare che ha la vita in una terra così tormentata. Ancor più sullo sfondo, ma anch'essa presente, c'è pure la Shoah. I tre piani poi potrebbero avere anche una lettura psicanalitica che l'autore Eshkolnevo ci suggerisce. Tre livelli di coscienza, di consapevolezza, di comprensione. Insomma, tutto questo per dire che siamo in presenza veramente di un grande romanzo. Se non è un capolavoro,
poco ci manca. Ed è un romanzo capace di divertire, far riflettere e alla fine anche emozionare. Si capisce perché anche il grande Nanni Moretti abbia preso spunto da un libro così interessante di un autore poco più che cinquantenne, come è Eshkol Nevò, per fare appunto il suo nuovo film. E che non so se andremo a vedere, ma dopo aver letto un romanzo così bello è un po' sempre difficile andare a confrontarsi con il film, dove non c'è appunto la vedova nel terzo piano, ma c'è proprio Nanni Moretti. Secondo me alcune cose sono non facilmente traducibili passando da un ruolo a un altro. Ma con questo per oggi ci fermiamo qui. Voi però continuate ad ascoltare Radio Music Free, sia in diretta che in podcast. Intanto vi salutano da Orecchie e Segnalibri il sottoscritto Gianluigi Coltri e il regista Renzo Formaggio. Buone letture e buoni ascolti.